lei qua in questo negozio, ma è così vuoto? Sì, sempre, tutti i giorni, così. Da quando è che noi abbiamo subito questi 9 centri commerciali che abbiamo, 7 quante che sono, poi abbiamo l'insofferenza delle strisce blu, tu devi venire qui a Catania, devi parcheggiare e non sai dov'è che devi mettere la macchina, una striscia buona, normale, di non a pagamento non esiste, in più sono anti incostituzionali del codice della strada perché sono all'interno della careggiata e questa careggiata non è superiore ai 3 metri. Quindi neanche le possono fare e intanto tu sei costretta a non poter scendere al centro. Non puoi, non ti fanno scendere al centro. È inutile andare al centro, capito? Perché loro spingono questi centri commerciali. Dimmi tu, una volta tu per avere un'attività dovevi essere un tot distante rispetto a un'altra. Se tu eri in un determinato settore, in una merceologia, dovevi essere lontano. Ma non si rende più, cioè, ma non rendi come puoi rendere. Tu lo sai che noi abbiamo gli studi di settore, tu mi devi dire, tu devi portare quest'uomo dell'agenzia delle entrate, colui che inventò questo studio di settore, perché lo studio di settore ti dice che tu in un determinato punto, no, zona centro storico di Catania, essendo situato lì, deve avere un tot di incasso, un tot di clientela, cioè deve avere un volume di affari giornaliero. Quello non esiste, non ce n'è più. Allora che cosa si dovrebbe fare per cercare di riportare un po' di gente? Vedo un sacco qua in Via Umberto, un sacco di negozi che chiudono. Vuoti, concedesi attività, che cosa devi fare? Cedesi, chiudesi. E cos'è che devi fare? Dimmi tu cosa devi fare. Ma io lo chiedo a te, cosa... Cos'è, cosa devi fare? Secondo me dovrebbero fare un pochettino delle indagini. Secondo me la magistratura, visto che la legge è uguale per tutti, dovremmo andare a capire come mai si può permettere quest'opera di... come si chiama? Urbanizzazione dei centri commerciali così proprio... spacciata, no? E allora diamogli dei distacchi, dov'è che puoi aprire, dov'è che non puoi aprire, no? Che nell'Interland di Catania, dall'ingresso, da San Gregorio. Ma tu non potresti andare in un centro commerciale a aprire questa attività, che hai? No, non puoi andare, perché le persone, quello è tutto fumo negli occhi, secondo me. Ma perché non puoi? Da come si dice, da profano. Perché tu in un centro commerciale sei anche soggetto a spese che sono diverse le spese che tu hai. Essendo tu qua sei in affitto? Certo. Quanto paghi? Ah, 900, anche uno degli affitti più bassi che ci sono qui. E invece un centro commerciale sarebbe... E mediamente sono 3.000 euro a luce, se non sbaglio, quindi non ne sono sicuro. Quindi considerando per che... Se vendiamo la vetrina di fuori, sì, della... Tu ne hai una, dovresti pagare all'incirca 3.000 euro. Poi c'hai anche le spese condominiali, le spese per la pubblicità, un sacco di spese che... Ma infatti tu fai gli scontrini normalmente? Certo, purtroppo li facciamo perché siamo soggetti, non siamo noi un'attività tipo il dentista che tu devi suonare al citofono, sali dentro, quando esci, signor finanziere, non è che sa da dove che stai uscendo, cos'è che hai fatto. Noi siamo qui alla luce del giorno, quindi lo scontrino lo dobbiamo fare. Per quindi forza. Fai tutti gli scontrini, paghi regolarmente tutte le tasse? No, non si pagano più le tasse. Le tasse non le puoi pagare perché tu devi decidere se mangiare o pagare le tasse. Hai capito? Quindi nella, diciamo, nel dubbio tu pensi a mangiare, mi sembra anche. Perfetto, sì. Come quella. Non potresti andare ad aprire. Completamente. Come fai? Noi vedi che siamo schiavi, fratello. Noi tu la mattina ti alzi perché hai determinati compiti da svolgere. Appena tu apri gli occhi, quando prendi la macchina devi passare dal benzinaio e gli metti la benzina, quindi tu stai lavorando non per te, per andarti a comprare il maglione, ma compri per mettergli vendi per mettergli la benzina, lavori per mettergli la benzina. Poi te ne vai al tabaccaio, il quale sei, come si dice, sei schiavo da questa nicotina che ti entra dentro, quindi tu ti vai a comprare anche le sigarette con le varie accise, con le varie cose. Non... In via Umberto, che noi siamo abbandonati, ok, dal centro di Catania e distiamo 100 metri dalla via Etnea, cos'è successo praticamente? Ogni anno le illuminazioni per questo periodo le abbiamo messe noi a nostre spese. Ci siamo raggruppati e le mettiamo a nostre spese. Ti dico anche un'altra cosa, com'è quel discorso che se tu paghi un servizio senza fattura è un tot, se lo paghi con la fattura è un altro tot, ok? Il signore che metteva le luci ti diceva, se tu non vuoi la fattura 60 euro, se tu vuoi la fattura 72 euro, ma tu dimmi una cosa, tu per legge mi devi dare il prezzo con IVA, giusto? Non c'è il doppio prezzo, tu invece ti permettevi di dirmi con o senza IVA, e tu questo non lo puoi fare. E allora io manderei questi controlli, controllate, dove sono gli antitrust, dov'è che sono? Chi è che si prende cura di queste cose? Nulla. Comunque il comune quest'anno, con un comitato attraverso qua riunioni col prete, cose,
abbiamo deciso di abbellire noi la via Umberto. Infatti tu vedi che abbiamo messo gli alberelli, si parlava di mettere le luci, però col comune, attraverso l'assessore, non so, qui all'economia o delle imprese di Catania, si è arrivato a un patto che sarebbe quella che il comune metteva queste luci che poi tu vedi fuori, belle, distaccate l'una dall'altra, quindi non è che stanno andando a mettere tante luci, ne mettono poco. E in più, però, tu noi commercianti della via Umberto dobbiamo mettere un tot per regalare al comune 5 alberi grandi da posizionare nelle piazze. Siamo al centro di Catania, ragazzi. Ma tu cosa gli vorrei dire al comune? Che cosa gli vorrei dire? Ma che c'è a dire al comune? Io gli auguro buon Natale, che si passassero la mano nella coscienza e che per un paio di mesi magari, lo sai cosa devono fare loro? Rinunciare ai loro stipendi, magari aiutare le persone un pochettino più bisognose e che si impegnino veramente nel non parlare tanto in italiano, Stancanelli, ma ad agire. Stancanelli ha scelto di... ma lo sai che sono stato colpito da questa situazione? Di perdere il proprio posto da senatore. Anche emolumento da senatore. Che cos'è che era? Il proprio stipendio da senatore. Il proprio stipendio, ma forse qui rischiava di meno, essendo sindaco di Catania che senatore della Repubblica in base alla sua coalizione politica. Forse lì andava un pochettino più a fondo, dice meglio che mi sto qua. Comunque onora Stancanelli che ha preso questa decisione, perché Catania è un po' difficile. Però ricordiamoci che quello che è successo ora alla Santa Maria Goretti, spero che non si ripeta più. L'acqua, perfetto. Io spero che questi lavori che loro dicono che hanno fatto, che queste, perché quando passo dal cimitero, che c'è un tratto dalle entrate del cimitero fino al primo semaforo che tu vedi, c'è lì un canale del torrente, però io la vedo ancora con i cannetti, hai capito? Ma siccome siamo catanesi, fratello, prima stai andata a Ciarubana, poi ci vicino i cancelli, perciò che cosa...